La svolta nel giallo di Caronia è arrivata ieri, quando a poche centinaia di metri dall'autostrada, nella fitta boscaglia, sono stati ritrovati quelli che presumibilmente sembrano essere i resti del piccolo Gioele. Si aspetta la conferma ufficiale dal test del DNA. 15 giorni di ricerche, era lunedì 3 agosto quando Viviana Parisi, mamma del piccolo Gioele Mondello, lascia la casa di Venetico in provincia di Messina insieme al figlio, di loro si perderanno le tracce, dopo che l'autovettura guidata da Viviana ha avuto un incidente nella galleria di Pizzo Turda sull'autostrada Palermo-Messina all'altezza di Caronia. Madre e figlio, dopo aver scavalcato il guardrail, in base al racconto di alcuni testimoni, entrano nella boscaglia, sembra che Viviana portasse in braccio il piccolo. La donna verrà trovata morta l'8 agosto ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Sul posto impegnati nelle ricerche volontari, unità cinofile della Polizia di Stato, in campo anche gli specializzati cani molecolari, protezione civile, carabinieri, vigili del fuoco, ma fino a ieri di Gioele nessuna traccia. E un carabiniere in congedo, ieri sul posto insieme a qualche centinaio di volontari arrivati sul luogo delle ricerche, dopo un appello di aiuto diramato sui social da Daniele Mondello, padre del piccolo Gioele, a individuare il luogo dei presunti resti. La profonda conoscenza del territorio da parte del carabiniere in congedo è stata risolutiva per dare una svolta alle ricerche. Su Facebook l'amara riflessione di Daniele Mondello. 5 ore di lavoro di un volontario rispetto a 15 giorni di 70 uomini esperti mi fanno sorgere dei dubbi oggettivi sui metodi adottati per le ricerche. La mia non vuole essere una polemica, ma la semplice considerazione di un marito e padre distrutto per la perdita della propria famiglia. Questo al momento l'epilogo di una storia della quale si continuerà a parlare nelle prossime settimane. Una tragedia dai contorni tutti da chiarire.